Rosalba Carriera rappresenta una figura chiave nella storia del ritratto. Partita dalla pratica della miniatura, sviluppa con originale precocità la tecnica del pastello. I toni di colore vaporosi e sfumati raggiungono effetti di raffinata eleganza che è ben lontana dalla pomposa tradizione del ritratto accademico. La tecnica del pastello conferì al suo stile un tono sostanzialmente costante, leggiadro e vaporoso. La pittrice affina ulteriormente la sua tecnica adottando un punto di vista molto ravvicinato che è spesso limitato soltanto alla testa dei personaggi. In questo modo realizza un rapporto realmente diretto con il riguardante, fatto di sguardi sereni e lievi sorrisi. La ritrattistica di Rosalba, apparentemente piacevole e compiacente, possiede in realtà una penetrante sensibilità interpretativa dei singoli personaggi. Queste caratteristiche innovative otterranno un grande successo, influenzando la ritrattistica inglese e francese. L'opera che vi propongo di lei è un ritratto femminile con maschera. Il quadro ci mostra l'eleganza e la bellezza di una donna di nobile classe sociale. Lo notiamo in particolar modo dall'abbigliamento sfarzoso e raffinato e dal prezioso bracciale. È una donna pronta per una serata mondana, forse un ballo. La postura composta e lo sguardo del soggetto sottolineano la grazia e la bellezza femminile, evidenziata anche dalla scollatura. L'artista rimanda al classicismo facendo quasi un parallelo tra la donna e una divinità pagana e in contemporanea ci fornisce informazioni sulla sua epoca trasmettendo il rapporto tra realtà e finzione del Settecento. Rosalba Carriera è consapevole di quel ruolo multiforme e sfaccettato che spesso il gentil sesso si ritaglia per le più diverse ragioni. La maschera, quindi, insieme all'insinuante espressione del ritratto, testimoniano questa consapevolezza. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!